C'è indignazione per il video diffuso sui social dove si vedono soldati russi che decapitano due militari ucraini. Il presidente Zelensky fa appello ai leader internazionali dopo il video. C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare, dice, con quanta facilità queste bestie uccidono, il mondo reagisca. Orrore viene espresso dall'ONU, da Cremlino il portavoce risponde che verrà verificata l'autenticità di questi video. A Noverasco di Opera, alle porte di Milano, due operai sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aerea durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. L'incidente sul lavoro è avvenuto in un centro sportivo dove si pratica il golf. Ancora da accertare le cause della caduta della piattaforma. Il runner trentino Andrea Papi è stato ucciso dall'orsa JJ4, nota anche come Gaia. A confermarlo è la Procura della Repubblica di Trento, sulla base delle analisi genetiche effettuate in laboratorio. Il 26enne era stato aggredito dall'animale, un esemplare di 17 anni, lo scorso 5 aprile, ma già il 22 giugno del 2022 JJ4 aveva aggredito due persone, padre e figlio, sul Monte Peller. La giunta provinciale di Trento ne aveva chiesto l'abbattimento, ma l'ordinanza di cattura venne annullata dal TAR. In autunno saranno somministrati i vaccini anti-Covid ai pazienti fragili e agli anziani, lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, sottolineando che l'Italia ha in dotazione una scorta di vaccini anche superiore alle nostre necessità. Dopo tre anni di sofferenze, dice, la pandemia ce la siamo lasciata alle spalle e i dati che abbiamo sono molto rassicuranti. Schillaci è poi intervenuto sul futuro vaccino mRNA annunciato da Moderna per il 2030, in grado di debellare tumori e infarti. Rappresenta, dice, un'ottima notizia per i tanti malati oncologici e per le persone affette da malattie cardiovascolari. Secondo i dati resi noti da Banca Italia, i tassi dei nuovi mutui erogati a febbraio alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, superano la soglia del 4%. Se a gennaio avevano raggiunto il 3,95%, questo mese sono infatti saliti al 4,12%. Un livello simile per i tassi sui nuovi mutui non si vedeva in Italia dalla metà del 2012. Per i consumatori questo vuol dire una stangata da 159 euro in più per famiglia ogni mese. Record di studenti stranieri nella scuola italiana. Secondo il Ministero dell'Istruzione, nell'anno in corso si contano circa 889.000 alunni con entrambi i genitori non italiani su un totale di 8.100.000. Si tratta di un numero mai osservato prima. 814.500 frequentano un istituto statale, 74.500 sono iscritti in scuole paritarie e si potrebbe arrivare a quota 1 milione di studenti stranieri entro il 2033. A2A ha inaugurato a Brescia la prima serie di colonnine City Plug per auto elettriche con batterie di piccole dimensioni e ibride plug-in. Le City Plug, il cui design è stato realizzato da Giugiaro, sono alimentate con energia 100% rinnovabile. Grazie a un sistema di bilanciamento sulle prese controllato da un software, permettono di gestire il carico di potenza per mantenere stabile la rete. L'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini. Le colonie City Plug, lo dice il nome stesso, sono colonie per la città a bassa potenza, a basso impatto anche dal punto di vista ambientale ed urbanistico, nel senso che sono piccole, sono grandi un po' come uno dei paletti che difende i pedoni dai marciapiedi e hanno l'obiettivo quindi di essere capillarmente distribuite nelle città, ma soprattutto la caratteristica per i nostri cittadini sarà quella di avere delle colonnine dove possono restare attaccati a tempo indeterminato. Le nuove colonnine consentono anche a chi non possiede un posto auto privato di connettere la propria vettura elettrica nei pressi dell'abitazione, sfruttando i periodi in cui sarebbe ferma o parcheggiata in strada a costi contenuti. Il presidente e CEO di A2A e-Mobility, Fabio Pressi. Noi abbiamo un piano di installazioni di colonnine al 2030 di 22.000 colonnine, ovviamente di varie potenze. Questa per noi è la soluzione slow, la stiamo proponendo qua, verrà installata a Brescia in altre due location, la stiamo proponendo a Milano e pensiamo che anche le altre città seguiranno. E poi questa infrastruttura si integra con quella ad alta potenza, necessaria anche per chi invece non vuole attendere e caricare velocemente. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando un sistema perturbato dal nord Atlantico si getterà sul Mediterraneo e darà vita a un minimo di bassa pressione in quota al centro-nord Italia, con il passaggio di piogge, rovesci e anche la neve sulle Alpi. Andiamo al dettaglio e difatti possiamo notare questo minimo di bassa pressione che dalla Francia raggiungerà le regioni centro-settentrionali con piogge sul nord-est, Lombardia, regioni centrali, poi a fine giornata qualcosa in arrivo anche al sud. In sintesi, la mappa dell'Italia è una giornata
di forte instabilità soprattutto sul nord-est e le regioni centrali, qui anche dei temporali e la neve sulle Alpi fin verso i 1000-1400 metri di quota. A sud inizialmente sole, clima molto mite per i venti di libeccio, poi qualche piovasco entro fine giornata in arrivo da nord. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.